Ciao ragazze, benvenute sul canale. Scusate, come per l'altro video, vale anche per questo. C'è questo rumore del ventilatore come sottofondo musicale perché purtroppo fa tantissimo caldo e non avendo il condizionatore devo rimediare con il ventilatore. Comunque, in questo video voglio farvi vedere gli acquisti inerenti al mondo della skincare. E vi faccio vedere quello che ho acquistato in questi ultimi tempi. Allora, c'era uno sconto sul sito di Macrolibrarsi e ho voluto riprendere, non so se si nota, vediamo se riprendo così, ok, l'Enne Puro di Cadin, perché è uno dei miei preferiti con la quale mi sono trovata molto bene negli anni. Ultimamente stavo utilizzando quelli di Thea Natura. Però in passato ne ho provati anche altri marchi e non mi avevano soddisfatto, nessuno è al pari del brand Cadin. E poi io, avendo i capelli neri, questo, diciamo, il colore si aggrappa un pochino di più rispetto appunto ad altri, quindi l'ho voluto prendere. E poi ho fatto un ordine da Macrolibrarsi principalmente perché c'era in sconto Purofi, che è uno, anzi non è uno, è il mio brand di skincare preferito in assoluto. È costosissimo, quello sì, ma vale ogni centesimo speso, soprattutto se come me non siete più giovanissime. Purofi è il top per la pelle, e quindi ho voluto prendere un contorno occhi. Questo si chiama Eye Touch, poi magari non si pronuncia nemmeno così, comunque vediamo se c'è, ecco, la descrizione italiana: è un contorno occhi e palpebre superiori di ultima generazione ad azione anti-age e lifting. Si basa su un complesso avanzato di principi funzionali che agiscono in sinergia sul microbioma cutaneo, epigenetica e neurocosmesi per tutti i tipi di pelle. Purtroppo tanti prodotti che volevo provare di Purofi non erano più disponibili. Questo mi è arrivato dopo un po' di tempo e infatti, avendo terminato il mio contorno occhi, ho acquistato questo su Amazon, i di Bioart, che anche questo è uno dei miei contorno occhi preferiti, la rosa moscheta, che sto utilizzando attualmente, che è questo qui. Quindi questo per ora di Purofi lo tengo chiuso. Poi, sempre di Purofi, ho voluto prendere, siccome con la mascherina mi si è praticamente rovinata la pelle, o la pelle piena di imperfezioni, ho voluto prendere il Point SOS, che è un nuovo prodotto di Purofi che per le impurità localizzate. Io avevo già provato, se vi ricordate, in passato altri brand, per esempio Dom Solea Toscana. Questo, vi dico la verità, è quello migliore di tutti. Vediamo se riesco ad aprirvelo. Ha praticamente una pallina, eccola qui, questa pallina per poter diciamo spalmare bene il prodotto. La cosa che più mi piace è che è efficace, è un prodotto efficace. Poi ho voluto prendere anche un siero esfoliante, sempre del brand Purofi, proprio per combattere queste imperfezioni. E poi anche questo Unless Acids, che dovrebbe essere un siero, però non ricordo se perché poi non ci sono nemmeno scritte informazioni. Comunque dovrebbe essere un siero, però purtroppo credevo che ci fossero delle informazioni dietro. Comunque, con quest'ordine ho ricevuto in regalo il burro corpo di Purofi, che è ancora chiuso ma utilizzerò dopo l'estate. Per utilizzarlo in questo periodo ho comprato da Lidl questo burro corpo di questa linea, la melagrana, perché con il caldo la mia pelle è molto molto secca e si nota la secchezza, perché io, sapete che odio utilizzare le creme corpo, è una cosa proprio che mi infastidisce tantissimo, però ho voluto appunto prenderne uno. Il burro è quello più corposo, quindi più ricco, e quindi ho scelto questo. E poi, sempre della stessa linea, ho voluto provare lo shower gel,
per la doccia e anche lo shampoo, giusto così per variare e provare qualcosa di nuovo. Sempre da Sien poi ho preso queste due maschere in tessuto da utilizzare, insomma, quando sento la mia pelle particolarmente impura. Ripeto, in questo periodo purtroppo le impurità sono sempre dietro l'angolo. Poi, sempre su Macroilibrarsi, ho voluto prendere quest'altro prodotto, che è un gel idratante per i capelli all'aloe di Mater Natura. In realtà non mi sta facendo impazzire, nel senso che è un comune gel all'aloe, quindi a questo punto potevo prenderne uno generico, tipo quello di Equilibra che vendono da acqua e sapone, e non questo di Mater Natura che costava anche un po' di più. E perché appunto è semplice aloe, e io l'ho voluto prendere perché da utilizzare ogni tanto sui capelli per contrastare per esempio l'umidità, soprattutto se abitate come me in zone di mare, i capelli risentono di questa umidità e quindi diventano, come dire, crespi, bruttini, no? Alla vista, e questo volevo tenerlo magari in borsa per andare a riequilibrare, insomma, la situazione, oppure al mattino, visto che comunque per lavoro mi muovo molto e c'è molto sole, magari giusto per mantenere il capello idratato l'ho voluto prendere, però ripeto, è semplice aloe. E sempre sul sito di Macroilibrarsi finalmente sono riuscita a trovare questo prodotto, che era sempre sold out ovunque, che è di sezione Aurea. Purtroppo non ho trovato le maschere, che sono le mie preferite, però sono riuscita a prendere questo, che si chiama Nicla, ed è un booster notte per le rughe, macchie e impurità. Praticamente dice è un trattamento notte dalla texture leggerissima, ed è vero, che riattiva il turnover cellulare, e mentre gli acidi naturali, l'acido malico e l'acido mandelico e gli estratti, tra cui e gli estratti esfoliano delicatamente la pelle, illumina e rivitalizza il volto, appiana le rughe e riduce i pori. Allora, agitare prima dell'uso, massaggiare 5 gocce su viso e collo dopo aver deterzo la pelle, e poi utilizzare tutte le sere per un mese a mesi alterni, oppure in modo continuativo 2-3 giorni a settimana. E quindi io lo sto utilizzando tutte le sere, quindi mi faccio un mese e poi faccio uno stop, oppure magari lo utilizzo appunto 2-3 volte a settimana. Però mi sta piacendo perché effettivamente le impurità si sono ridotte, perché avevo proprio una pelle catastrofica, soprattutto sulla zona del mento, del collo, e ora la situazione si è riequilibrata, quindi sono molto contenta perché è un prodotto veramente efficace. Poi ho preso da Lidl questo qui, che è un detergente di Garnier. Io io adoro le mousse per il viso, però non riesco a trovarle, quindi ho preso questo detergente con la quale mi ci sono trovata bene. Per idratare le labbra avevo preso questo qui di Nuxe, il Rêve de Miel, di cui ne ho preso anche un altro di scorta, che io utilizzo la sera per andare ad idratare le labbra. E ho preso questo, uno di questi ce l'ho in bagno, quindi questo è quello che ho preso di scorta, che è uno scrub labbra della Bars Bees, che era quello scrub labbra di cui vi parlavo nel precedente video degli acquisti di Essence. Allora, non è particolarmente esfoliante, io sono abituata agli scrub labbra di Lush che sono particolarmente esfoliante. Questo più che esfoliante, sì, esfolia leggermente le labbra, però è anche molto molto idratante. Però comunque lo ce l'ho e lo utilizzo, insomma, più che volentieri. E niente, quindi questi erano tutti i miei acquisti, spero di avervi tenuto compagnia con questo video e vi mando un grosso bacio. Ciao, alla prossima!